In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte, e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia che conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per noi essere qui. Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli stava ancora parlando quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: «Questi è il figlio mio, l'amato. In lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo». All'udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non temete». Alzando gli occhi non videro nessuno, se non Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno di questa visione, prima che il Figlio dell'uomo non sia risorto dai morti». L'evento della trasfigurazione, cui la liturgia della Chiesa dedica una festa, il 6 agosto, è sempre riproposto in questa seconda domenica di Quaresima, analogamente al contesto storico in cui si colloca effettivamente nella vita di Gesù. Egli ha cominciato a parlare ai suoi della sua morte e della resurrezione. E Pietro, a cui poco prima aveva conferito il primato, si era ribellato alla prospettiva della morte di Gesù. E Gesù lo richiama, chiamandolo addirittura Satana e invitandolo a rimettersi alla sua sequela per non ricadere nella mentalità mondana. Cristo è radicale nella sua proposta, che sfida anche oggi ciascuno di noi. Aveva detto poco prima: «Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vuole salvare la propria vita la perderà. E chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo che guadagna anche il mondo intero, ma perde la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita?» Ma c'è una domanda più capace di prendere sul serio totalmente la nostra umanità, sfidandola fino in fondo? Ecco, siamo in questo punto di svolta in cui i discepoli sono chiamati a prendere posizione su quello che stanno vivendo con Gesù e riconoscere la strada in cui la bellezza incontrata può continuare. Finirà tutto? Perderanno quell'uomo che hanno riconosciuto come tutto per la loro vita? Quegli anni che hanno travolto la loro esistenza, riempiendola di una novità inimmaginabile, se non fosse loro accaduta? Ecco, sono destinati a rimanere un ricordo del passato? È in questo contesto che Cristo sceglie i tre, Pietro, Giacomo e Giovanni, per far vivere loro un'esperienza in cui poter scoprire, poter comprendere che la croce è la strada per giungere alla resurrezione. Gli stessi tre discepoli li ritroveremo sul Monte degli Ulivi, coinvolti da Gesù nel momento in cui egli sperimenterà tristezza e angoscia, maturando il suo sì al Padre nell'accettazione della croce. Anche i discepoli sono qui chiamati a un passo determinante rispetto all'immagine che si erano fatti della loro vita con Gesù. Senza il passaggio della passione, della morte e della resurrezione, quell'esperienza sarebbe bloccata in un passato. Non potrebbe cioè investire totalmente la loro vita e non potremmo noi viverla oggi, nel nostro presente, in ogni tempo e in ogni luogo. Nella trasfigurazione essi partecipano a un anticipo della resurrezione, in cui con la presenza di Mosè ed Elia si rende evidente che nella persona di Gesù si compie l'esperienza di Israele nell'antica alleanza, come avevamo sottolineato commentando il discorso della montagna. Dice Gesù: «Non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti, non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento». In Gesù si compiono la legge e i profeti, cioè le dimensioni decisive dell'esperienza di Israele, dell'antica alleanza. L'esaltazione di Cristo
In questa trasfigurazione, anticipo della resurrezione, non avviene nell'affermazione di sé, secondo la tentazione del diavolo su cui abbiamo meditato domenica scorsa, ma nell'affermazione del suo rapporto col Padre, che passa attraverso la croce e si realizza nel dono totale di sé. Questo volto che brilla come il sole, queste vesti che diventano candide della luce, esprimono l'esaltazione dell'umano che accade quando la nostra umanità si lascia investire totalmente dal divino, e il divino lo si accoglie sempre, ospitando una presenza reale e carnale nella propria vita. È questa presenza a essere indicata dalla voce del Padre. Egli stava ancora parlando quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra, ed ecco dalla nube uscì una voce che diceva: «Questi è il mio figlio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo, ascoltatelo ora che vi sta indicando la croce. Guardando a lui, guardate a lui, senza rimanere bloccati in quello che di lui credete di aver già capito». E così i tre discepoli sperimentano un nuovo inizio. Dalla bellezza di essere lì, che Pietro descrive, è bello, Signore, per noi stare qui, fino al timore, nella consapevolezza di essere testimoni della manifestazione di Dio, per cui si prostrano a terra spaventati. Da lì ricominciano a seguire. Ricominciano, cioè, da quella presenza che li sorprende ancora una volta. Gesù si avvicinò, li toccò e disse loro: «Alzatevi, non temete». Alzando gli occhi non videro nessuno, dice il Vangelo, se non Gesù solo. Gesù solo, non le loro immagini, ma una pienezza di vita, una trasfigurazione dell'umano che non potevano generare con quello che pensavano già di sapere, ma che accadeva ancora una volta davanti ai loro occhi, per un avvenimento imprevisto e imprevedibile, che non potevano racchiudere nelle loro definizioni, ma da cui tornavano ogni volta a lasciarsi spiazzare, ricominciando a seguire. Occorre essere leali e seguire il punto dove riconosciamo oggi accadere questa stessa trasfigurazione dell'umano, che in questi giorni io ho riconosciuto nel modo in cui alcune persone amiche hanno vissuto la malattia e la morte, affascinando e attraendo tutti coloro che ne erano coinvolti nella loro vicenda, o per come con alcuni amici, anche molto giovani, ci si sorprende a condividere il dramma del vivere, non per una nostra capacità, ma per uno sguardo capace di abbracciare tutta la nostra umanità, tutta intera, senza scartare nulla, uno sguardo che non sarebbe possibile se Cristo non fosse presente, se quello sguardo non fosse il suo. Anche noi, allora, come i discepoli, siamo chiamati a prendere posizione, chiedendoci se davvero vogliamo questa bellezza che abbiamo incontrato, o che almeno abbiamo intuito, se la desideriamo, se desideriamo metterci alla sequela di Cristo perché diventi fino in fondo esperienza nostra. E la strada è semplice. Questi è il figlio mio, l'amato. In lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo.